numerose associazioni di volontariato e tanti operatori sanitari sono stati presenti ieri al convegno sulla salute di genere che si è tenuto alla Sala Cerere di Enna. L'evento organizzato dal Comitato Consultivo dell'ASP ha unito esperienze, conoscenze e linguaggi differenti sul tema della tutela della salute della donna nelle molteplici componenti del benessere psicofisico e relazionale. Durante i lavori è stata consegnata alla madre, Salvina Palmeri, la targa in ricordo di Larissa Venezia, giovanissima infermiera deceduta in seguito a incidente e donatrice. L'associazione di volontariato Luciano Lama di Enna sarà a Sarajevo in forma ufficiale il prossimo 20 aprile presso l'ambasciata italiana in Bosnia per ricordare i suoi 30 anni di iniziative umanitarie. Attività in particolare rivolta ai bambini, ospitandoli in famiglie italiane, inizialmente solo siciliane, ma ormai da diversi anni in numerose regioni del sud Italia e Sardegna. Ci sarà tempo fino al 30 aprile per partecipare alla 7ª edizione del premio di letteratura umoristica Umberto Domina, organizzato dal Rotary Club di Enna in collaborazione con il patrocinio di Comune, Libero Consorzio Comunale e Università Core. Al primo classificato andrà un premio da 1.000 euro, al secondo da 750 euro e al terzo da 500 euro. La premiazione si terrà nel mese di giugno. I lavori andranno inviati all'indirizzo email premiodomina2023.rotaryenna@gmail.com. Al Via Enna domani il Festival del Libro e della Lettura, organizzato dall'Associazione Culturale Amici della Festa del Libro Il Sasso nello Stagno, in collaborazione con Contenza ed Studio, l'Associazione Calicanto, la Festa del Libro di Zafferana Etnea, 20 istituti scolastici delle province di Enna, Caltanissetta e Catania e con il patrocinio del Comune di Enna. La gentilezza sarà il motivo ispiratore del festival, giunto alla 12ª edizione, che si svolgerà fino a domenica con varie iniziative nelle scuole e non solo. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento dell'umido e del vetro. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta dell'umido e del vetro domani mattina e del cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.